una storia di una giovinetta che per vari motivi è dovuta, perché ha visto purtroppo un omicidio, è dovuta andare in un posto segreto. E quale posto segreto ci possa essere se non un convento di suore? E l'hanno infilata dentro questo convento di suore. Da questo contesto lei, giustamente essendo di professione una cantante, ha voluto insomma cercare di dare una mano a questo convento, e lo ha fatto con questo gruppo di suore che già c'era, questo coretto, questo piccolo coro in questo convento di suore, che era uno più suonato dell'altro, ma ancora uno meno curato dell'altro. Allora era una, sicuramente un obiettivo difficile da raggiungere, che figura se potevamo fare uscire fuori un coro meraviglioso da quello che c'era. Eppure la musica fa questi miracoli, perché la musica basta avere passione, basta avere amore, basta avere pazienza, perché bisogna avere anche tanto, come in tutte le cose, automaticamente riesce a far sì che quella cosa brutta diventa bellissima, diventa meravigliosa. Questa Ciocchelle ha fatto diventare questo coro importante, venivano da tutte le parti per ascoltarlo, e addirittura un giorno sono stati invitati dal Papa e hanno fatto la canzone proprio davanti al Papa. Quindi nulla è possibile, niente è scontato, e questo è anche il lavoro del Natale, quello di poter impegnarsi, perché ognuno di noi, nel nostro piccolo, abbiamo dei talenti che dobbiamo mettere in evidenza. Allora usciamo fuori i nostri talenti e diamo a disposizione i nostri talenti a tutti quanti, e sicuramente riusciremo a conquistare chissà quali bei traguardi. È quello che sto facendo io, quello che facciamo